Buongiorno a tutti. Sergio mi ha presentato, lo chiamo Sergio non tanto perché ci conosciamo da 30 anni, ma quanto perché ritengo che nella famiglia dello sport il tu sia, non dico necessario, ma sia una regola di buona convivenza, perché ritengo che lo sport sia una famiglia e quindi in famiglia, tranne se dobbiamo andare molto indietro, ci si dà del tu, anche col dovuto rispetto magari nei confronti del capofamiglia, nei confronti delle persone più anziane. Bene, allora vorrei cominciare intanto a fare un po' di chiarezza, perché mi dispiace per alcuni amici della stampa, dico alcuni, non tutti, ci mancherebbe, però forse in questi giorni alcune notizie sono state non date, diciamo, nella giusta maniera, non date nella giusta portata e soprattutto non ci siamo preoccupati che a volte chi ascolta non è in possesso di tutte quelle cognizioni che gli permettono di valutare quello che qualcun altro sta dicendo. Abbiamo letto sui giornali scandalo nell'atletica, doping nell'atletica, bufera sull'atletica. Allora forse penso che il dovere che abbiamo innanzitutto è quello di fare chiarezza e di dire come stanno le cose. Nessun atleta italiano è stato trovato positivo, nessun atleta italiano è stato sottoposto a controllo e dopo questo controllo è stato trovato positivo, nessun atleta italiano è scappato o si è sottratto ai controlli antidoping. Cos'è successo? È successo che la normativa antidoping prevede che gli atleti debbano aggiornare periodicamente il cosiddetto whereabout, che per chi ha fatto inglese praticamente è il modulo della reperibilità. Bene, alcuni nostri atleti colpevolmente, sia ben chiaro, non voglio assolutamente assolvere nessuno, quindi mancanza di diligenza, mancanza di attenzione, superficialità, faciloneria, atteggiamenti poco consoni nei confronti di atleti professionisti. Su questo penso che non ci sia alcun dubbio. Ed è giusto quindi che questi atleti siano, le loro posizioni siano esaminate ed eventualmente, qualora la magistratura sportiva lo riterrà opportuno, vengano anche erogate delle pene nei loro confronti. Io ho il massimo rispetto come cittadino e come dirigente sportivo di ciò che la magistratura sportiva esamina, di ciò che pensa, delle sentenze che emette. Mi dispiace invece e ne soffro, me ne rammarico fortemente quando invece i messaggi che vengono lanciati non sono messaggi aderenti alla realtà. Io vi dico anche perché mi costa dirlo, come dirigente delle Fiamme Gialle abbiamo preso dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli atleti delle Fiamme Gialle. Perché? Perché esiste una regola, gli atleti dovevano compilare questi moduli, non l'hanno fatto e quindi nel momento in cui tu sei tra l'altro un militare è giusto che ne rispondi disciplinarmente e io ti punisco perché tu non hai adempiuto a quello che era il tuo dovere. Però sbattere questi ragazzi in prima pagina, li abbiamo visti addirittura, come sicuramente molti di voi hanno visto, nelle presentazioni del TG1, del TG2 alle 20, come, perché poi bisogna andare a prendere le parole, le immagini, spesso noi ci facciamo colpire dalle immagini, per cui non so se avete visto il montaggio, non ricordo di quale testata, si vedevano le immagini degli atleti e poi c'era l'immagine di un laboratorio con delle persone con le provette che esatto. Permettetemi, io ho massimo rispetto per tutti, ho massimo rispetto per il lavoro di tutti, però permettetemi di dirvi
che quella io non la ritengo un'informazione aderente alla realtà. E allora questo è bene che lo sappiamo. E poi dobbiamo anche, permettetemi di contestualizzare quello che è successo, perché molti di voi naturalmente e giustamente penseranno: beh, questi ragazzi sapevano che dovevano fare delle azioni, che dovevano adempiere a determinati loro obblighi, non l'hanno fatto, è giusto che paghino. E così comunque, però bisogna contestualizzare il momento in cui ciò avveniva. E vi faccio un piccolo esempio, forse sarà banale, ma penso che a molti possa immediatamente chiarire quello che avveniva in quel contesto. Noi sappiamo che il nostro codice della strada punisce chi guida senza la cintura di sicurezza. Beh, ma se voi passaste ogni giorno a un incrocio senza la cintura di sicurezza, magari sotto gli occhi di qualche vigile, e magari qualche giorno il vigile si ferma e vi dice: lei lo sa che la cintura la dovrebbe mettere, vero? Lo sa che è pericoloso. E voi rispondete: sì, lo so, però sa, e continuate. E questo avviene ancora per tanto tempo? Beh, sarebbe quantomeno strano se dopo uno o due anni vi arrivasse una sfilza di multe. Anche perché voi dovete sapere che non erano soltanto i ragazzi che non adempevano ai loro doveri, ma c'era anche un sistema che non prendeva i provvedimenti che sono previsti dalla legge, perché la legge dice ad esempio che bisogna contestare al ragazzo la mancanza, irrorargli immediatamente una diffida, la prima, la seconda, che come sicuramente le persone più anziane, più grandi qui possono capire, esiste anche il potere deterrente della diffida. Questo non è stato fatto. Bene, allora io cosa su questo aspetto vorrei concludere? Vorrei concludere dicendo che sicuramente i nostri atleti non hanno avuto un comportamento consono al loro livello di professionismo. Sicuramente i nostri atleti hanno, come ho detto, peccato di superficialità, di faciloneria, di dabbenaggine. E quindi in uno stato di diritto vanno naturalmente sanzionati. Permettetemi però di sottolineare ancora una volta che bisogna informare, e informare bene. Ieri leggevo, non so quanti di voi hanno avuto l'opportunità di farlo, le ultime tre righe dell'articolo sulla Gazzetta dello Sport di Andrea Bongiovanni, che parlava proprio di questo. Diceva: chi in questi giorni si è lasciato andare, forse è opportuno che si passi una mano per la coscienza. Io penso che anche parlare tra di noi, anche fare dei commenti, a volte davanti ad altra gente, davanti ai giovani, comporta un dovere e una responsabilità a cui sicuramente non ci possiamo sottrarre. Se non lo facciamo, rischiamo di essere colpevoli anche noi di chi non travisa la realtà, ma dà una veste diversa alla realtà. La realtà bisogna guardarla com'è, bisogna prenderne atto e bisogna trarne le conclusioni corrette, rispettando, e lo sottolineo perché non vorrei assolutamente che questo sembrasse come una considerazione o un'espressione di perplessità, la magistratura inquirente e procedente, l'inquirente ha fatto il suo dovere, quella giudicante farà il suo dovere e valuterà, e noi rispetteremo comunque le decisioni. Però ritengo che anche nel momento in cui ne parliamo dobbiamo tener conto delle responsabilità in modo corretto e trasparente. Ritorno adesso, e ve ne chiedo scusa, alla giornata di oggi. Vorrei ringraziare veramente di cuore tutti voi. Ve lo dico tra l'altro da persona che ritiene di parlare in una posizione di privilegio rispetto a voi. Perché?
perché da 32 anni faccio il dirigente sportivo professionista in un club professionistico. Solo che mi aiuta nel comprendere i vostri sacrifici e il vostro impegno di tutti, dai dirigenti ai tecnici agli atleti, il fatto di aver fatto prima per 8 anni il dirigente in una società civile. Quindi capisco perfettamente, ne comprendo la portata di chi, anzi di tutti voi, dei dirigenti che forse, anzi se certamente, hanno sottratto tempo alle loro famiglie, ai loro hobby personali, ai loro sbagli, al loro riposo, spesso anche, devo dire, hanno sottratto soldi alla loro economia familiare per aiutare l'atletica. E di questo, credetemi, personalmente, come vicepresidente della federazione, ve ne sono particolarmente grato. Un grazie ai tecnici, i nostri tecnici che spesso ci vengono sottratti da altre discipline dove sicuramente si sta più, diciamo, al caldo o comunque in situazioni più comode sotto ogni punto di vista. Invece voi continuate imperterriti a soffrire, malgrado a volte le avverse condizioni atmosferiche, per la gioia di vedere uno dei vostri ragazzi andare più forte o saltare più lontano o lanciare più lontano. Un grazie lo vorrei rivolgere anche ai genitori. La nostra atletica, soprattutto in questo momento, ha bisogno dell'aiuto di tutti. Ha bisogno, come ho detto all'inizio, che come in una famiglia ci stringiamo attorno insieme e cerchiamo di superare i momenti difficili. Quando il presidente Alfio Giomi mi ha detto di venire perché lui era impossibilitato, non mi nascondo che ho avuto qualche attimo di tentennamento. Ero fuori con la mia famiglia stamattina, poi ci si è messa anche la nebbia che si è abbattuta su Cagliari. Mattina mi sono alzato molto presto, ho dovuto fare un strada, andare in aeroporto, cose. Ma dopo averci pensato ho detto no, ci debbo essere, perché nei momenti difficili le famiglie si riuniscono e danno una risposta all'unisono. E quindi sarebbe stata una grave colpa personale e nei confronti anche della dirigenza federale non essere qui a rappresentare la federazione, soprattutto perché l'atletica sta vivendo un momento difficile. È facile saltare sul carro del vincitore, è facilissimo abbracciarsi o brindare quando tutte le cose vanno bene, difficile è farlo quando le cose non vanno bene. Il difficile è guardarsi nelle palle degli occhi e cercare di mettersi insieme, dico insieme, cercando di capire quali sono stati gli errori, ma cercare di dare una risposta unica, unita, e sicuramente sarà quella che ci farà superare gli ostacoli. A voi ragazzi dico, fate uno sport che a mio avviso è sicuramente, non voglio esagerare, lo sport più bello, ma sicuramente uno degli sport più belli. Continuate a farlo, soprattutto col sorriso. Ai genitori dico, lasciateli giocare. A volte anche ci può essere una controprestazione, ci può essere una giornata no, ma soprattutto dobbiamo cercare di coltivare il loro sorriso. L'atletica è una palestra di sport, ma io ritengo soprattutto di vita. Dobbiamo essere consapevoli che a questi ragazzi dobbiamo dare l'opportunità di crescere e di crescere col sorriso sulle labbra, malgrado quello che magari attorno può succedere. Io vi ringrazio, ringrazio tutti, ringrazio Sergio, a cui debbo oggi qui dare atto di una perseveranza e di una posizione sempre in ogni caso per la legalità. A volte in Comitato Nazionale, in Consiglio Federale, Sergio si è sempre battuto perché è stato irremovibile sui problemi della legalità e della giustizia, e questo devo dare atto, anche se a volte può essere più facile, più utile, mi consenta Assessore, politicamente più, diciamo, utile, va bene, essere accomodanti. Lui non lo è stato mai. Per questo bisogna dargliene atto e lo ringrazio, come ringrazio il Consiglio regionale e soprattutto tutti voi. Non posso farlo singolarmente, ma credetemi,
Sono certo, sono sicuro che ognuno di voi ha una parte determinante nello sviluppo dell'atletica in questa regione. Grazie, in bocca al lupo a tutti.